metropolitana, la manifestazione estiva del Comune di Fiumicino continua questa sera sul palco di Via Torre Clementina lo spettacolo del comico Dario Vergassola. Ma ho scoperto questo, che invece che andare da un analista a raccontare i fatti miei e pagare i racconti i fatti miei, mi pagano a me. Quindi ringrazio tutti i presenti del posto e l'arcigruppo depressi di Fiumicino che qua con noi, che siamo alla nostra destra. Lo spettacolo si chiama Lunga vita per Landroni oppure Sparla con me, dipende da cos'è, un monologone che cambia ogni tanto nel cazzeggio, dove racconto un po' di cose improbabili, amori che si raccontano al bar in provincia quando stiamo lì a giocare a boccette, battute che si fanno sempre nel bar, che è un groggiolo di cervelli eccezionali, un po' di battute politiche, strafalcioni di madri e padri un po' ignorantotti che però sono brave persone ma non hanno studiato, e in mezzo qualche canzoncina proprio per sfinire tutti quelli di Fiumicino e Ostia, tutti i paesi qui vicino, insomma, così almeno non mi chiamano più. Ecco. È la prima volta che vieni qua, eri passato solo dall'aeroporto? L'aeroporto è passato molto basso, sempre detto che in discesa, però sono qua, sto guardando le barche che raccolgono le patelle, come le chiamate voi? No, arselle, no? Come le chiamate? Sì, le patelle delle telline. Abbiamo anche una sagra. C'è la sagra delle telline, cui parteciperei volentieri, ma in realtà io vengo dalle Cinque Terre, che anche noi si chiamano arselle, ma ce n'è di meno. Però vedo che siete con questi ganci abbastanza messi bene, molto, molto potenti e predisposti. Quindi io credo di esserci sempre passato di sopra e di sotto. Con questa giunta comunale mi sembrano molto... come frizzanti. Si dice, molto frizzanti, molto contenti, molto pieni di questo nuovo che avanza, speriamo che funzioni bene, che questi ragazzi se la spassino anche dopo, e quindi siamo qua, visto un sacco di personaggi, di cose, quindi io abbasserò la media sicuramente dell'estate di Fiumicino. Sempre esilarante Dario, allora sempre. Tu hai fatto televisione, cinema, teatro, che è la forma diciamo di più contatto tutto diretto col pubblico. Non c'è da lavorare, io ho fatto tutto. Diciamo il contatto diretto con la gente di piazza invece che... Ecco, no, mi piace ancora di più, ma io veramente facevo adesso l'operaio, ho fatto 16 anni all'arsenale militare della Spezia, a bordo facevo il marinaio di coperta, quindi adesso scherzavo, ma in realtà mi piacciono le barche, quella roba lì. Ma io prendevo con la 127, andavo a Milano allo Zelli che facevo questa roba qua, quindi il contatto col pubblico è stata la prima cosa che avevo, insomma, sempre contatto dal pubblico, non ho mai riuscito a mettere le mani addosso a qualcuno del pubblico o a qualcuna, perché dicono che in questo lavoro si trova sesso, droga, rock and roll, io ho sempre trovato pippi, aspirine e liscio, questo lo dirò anche stasera, questa mi piace. Così quelli di Bersani sentono e dicono: sono simpatico, un gentile romantico, me l'ha detta anche un medico, come me non ce n'è. Ce n'è una che mi dice che con me ci parla chiaro, e da quando mi conosce ha scoperto quel suo gran somaro. Proprio ieri l'ho lasciato che mi ha detto: sei carino, che si fa chiamare Pino, non me la danno mai, non me la danno mai, non so se si capisce il messaggio, non me la danno mai, ai 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 ai, non me la danno mai. Bel Beppe con i fumogeni. Com'è stato? Bellissimo, sicuramente un evento irripetibile, molto divertente. Molto divertente, molto molto divertente. Sempre arguto lui, eh. È una grande, un grande comico. Bellissimo. Bello, veramente carino. Allora lui com'è? Simpaticissimo, a me è sempre piaciuto. Cosa succede? Che a volte si legge sul giornale una battuta, quasi sempre sui politici, queste cose qua, si legge una battuta o si legge una notizia sul giornale. La notizia è molto seria, a volte basta aggiungere una piccola cosa alla notizia che la cosa di politica seria diventa una battuta. Lo dico perché ho qua per voi 450 battute da leggere tutte stasera, no scherzo. Dove io dirò delle battute, se vi piacciono le teniamo, se no le leviamo, però faccio un test così da piazza che è molto più difficile e io cerco di capire se vi piacciono le cose, perché io ho fatto una volta una cosa, un esperimento, tipo non so, sul giornale c'era scritto furto in casa Veltroni, la figlia dormiva, punto, io ho aggiunto tutto suo padre, punto, e aveva un senso logico nell'aria, quindi bastava piccole cose e c'erano queste cose qua. E quindi cercavo di capire, io quello che volevo dirvi erano queste che mi piacevano più di tutti, che non le trovo manco più, però tipo non so, Barbara Berlusconi ha sostituito il padre al Milan, entusiasmo negli spogliatoi, punto, mi piaceva questa cazzata qua. Termina con un grande fine settimana questa prima fase di Metropolitana. Sì, con Dario Vergassola e Samuele Bersani. Diciamo due grandi nomi, ma è stata un po' una tre giorni che davvero ha reso la città vivace, felice.
Assolutamente sì, da Teresa De Sio ad Ascanio Celestini, a Zibba, a Antonella Ruggero, a Paolo Händel, quindi tutti nomi estremamente grandi, importanti e poi amati dal pubblico. E c'è voglia di ricevere delle belle cose e di ascoltare delle cose intelligenti, nel senso che poi, per l'amor di Dio, ognuno può scegliere di evadere con il proprio cervello, scegliendo una comicità magari più meno impegnativa. Io sono per scegliere sempre dei livelli culturali un po' alti, perché secondo me si può staccare la spina, però anche ricevere, come dire, qualche informazione in più, no? E quindi credo che il lavoro che noi abbiamo fatto è questo: le persone sono venute, la gente è scesa comunque perché ha voglia di partecipare, di essere protagonista, e sono convinta che sono anche felici perché gli abbiamo dato, insomma, una qualità che magari prima non c'era. Allora, nello spirito della manifestazione, il vagone di Metropolitana adesso si sposta per le altre località del comune. Sì, sono tantissime, ogni sera ci sono, anche durante stasera comunque altrove ci sono degli eventi, perché poi noi abbiamo lavorato con tutte le associazioni culturali, quindi abbiamo patrocinato, alcune cose le abbiamo organizzate, dalle rassegne teatrali con tutte le compagnie teatrali dei giovani e delle scuole, con la rassegna della danza, con il cinema, i cortometraggi, insomma c'è la musica popolare, quindi ovunque c'è qualcosa, e secondo me è stato un cambiamento, un grande cambiamento c'è stato, perché mentre prima ognuno doveva essere autonomo nell'organizzazione della propria estate, adesso c'è un'amministrazione che vuole assolutamente che ogni località rappresenti il comune di Fiumicino, perché il comune di Fiumicino è unico. Poi ci sono tante altre località che sono chiamate in un altro modo, ma il territorio è unico, le persone sono uniche, quindi per far sentire un unico comune, secondo me, dovevamo appunto portare la cultura ovunque, l'abbiamo fatta. La serata è andata avanti sul palco della Darsena, dove c'è stato il concerto di Samuele Persani, prima tappa di Nuvole numero 9 Tour. È un bel concerto, è un artista che piace ai giovani, piace a tutti, quindi è un'occasione bellissima qui per Fiumicino per avere ospite Samuele Persani. Allora, un grande nome? Sì, secondo me sì, dei tre artisti che ci sono stati in questa serata è il mio preferito personalmente. Allora, ammiratori di Persani? Sì, non l'abbiamo mai visto dal vivo, ma sì, diciamo che è un cantante che seguiamo. Palco eccezionale poi, eh? Molto, devo dire che è stata una grossa sorpresa, ma poi a Fiumicino almeno non siamo abituati a vedere artisti di questo calibro, quindi... Allora, una serata da ricordare, eh? Sì, sì, bellissimo. Siamo molto contenti che c'è qualcosa di bello anche a Fiumicino. A lei piace Persani? Molto, sì, da tanti anni, da sempre. Allora, com'è questo spettacolo? Bellissimo. Lei è appassionata di Persani? Sì, tantissimo. Belle canzoni, bel palco. Sì, bel palco, bel posto, belle canzoni, emozionante. Sono stato in cura per 3 anni da un analista sordo muto che mi aiutava con dei cenni e molta buona volontà a riprendermi dei traumi che avevo avuto in un'altra vita. Metropolitana andrà avanti nelle prossime settimane per tutte le località del comune fino alla grande conclusione con la Notte Bianca del 20 settembre. Da Fiumicino per Canale 10, Alberto Dabbin.